Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Trading su Betfair. Oggi voglio continuare gli esempi dello sniping sul risultato esatto di 0 a 0, che è una delle mie tecniche principali che utilizzo molto sovente sui mercati. E oggi voglio farvi vedere un esempio di questa tecnica su un campionato sicuramente molto minore. Tuttavia, anche se è un campionato minore, potrebbe essere una buona opportunità, potrebbe essere una buona possibilità. In questo caso stiamo parlando della Serie A della Repubblica Ceca, se non sbaglio, tra Slovacco e Baník Ostrava, o Ostrava, non so esattamente come si pronunciano questi nomi. Tuttavia mi si è presentata una quota alla fine del primo tempo sullo 0-0 di 2,72 ed era una quota interessante. E adesso cerco un attimo di argomentare perché. Innanzitutto, vabbè, non è successo granché, ci sono stati soltanto 5 tiri in porta. Direi che non è successo granché, non so nemmeno se esiste lo stream, forse esiste addirittura lo stream, quindi potrò anche guardarmi la partita. Tuttavia, vedo tanta gente allo stadio, quindi comunque vedo potenzialmente un tifo, ecco, è quello che volevo guardare, potenzialmente un tifo, ma adesso non voglio andare troppo nel dettaglio della partita live, volevo guardare con voi, diciamo, la posizione in classifica, ed è quello che mi ha fatto entrare nel trade. È esattamente questo, che stanno queste due squadre, vedete, 32, 33 a 32 punti, tra virgolette si stanno contendendo un posto per il girone finale, per il titolo, non so esattamente in Repubblica Ceca come funzionino questo torneo, non so esattamente come funzioni, tuttavia si stanno giocando un posto per entrare probabilmente nel girone finale, quindi potenzialmente vincere il titolo. E mi immagino che entrambe le squadre saranno uscite dal secondo tempo aggressive, con voglia appunto di portarsi a casa questa partita, e quindi non sono squadre che giocheranno per lo 0-0. Questo assolutamente no. Ed è questo il fatto. Nel trading bisogna trovare le opportunità. Adesso questa partita non significa che finirà 1-0 o 3-0 o 7-7, però questa è una possibilità per me, perché appunto vedo con l'analisi che queste due squadre stanno combattendo, diciamo, per arrivare alla fase finale dei gironi. Mi si presenta un prezzo interessante, tra virgolette, perché comunque a 2,72 adesso sono stato matchato, se non sbaglio, a 2,72, sì, per 100 pound. Quindi mi basta un gol adesso con due squadre che comunque attaccano perché vogliono vincere e vogliono andare alla fase finale di questo torneo. Quindi in realtà il secondo tempo è molto diverso rispetto al primo tempo, soprattutto nelle partite, diciamo così, minori, dove è importante, diciamo, andare all'arrembaggio nel secondo tempo. E quindi questa è stata per me una buona possibilità, una buona opportunità che ho trovato sul mercato exchange, appunto andando guardando le partite live. E quindi sono entrato in questo trade. Non significa che adesso entrerà un gol, assolutamente no, non sto facendo nessuna previsione, sto semplicemente dicendo ho trovato una buona opportunità e sono entrato dentro il mercato. Voi ragazzi ovviamente usate le stake che più si, diciamo, addicono alla vostra banca, nel senso rischiate quello che potete permettervi. Come potete vedere le quote stanno scendendo, ma neanche troppo in fretta, quindi comunque ci deve essere qualcosa, ci deve essere un po' di azione dentro questa partita. Abbiamo buoni 40 minuti quasi per aspettarci un gol di due squadre che appunto si lotteranno per avere questa appunto questa partita, questa qualificazione ai gironi finali. Adesso io non so nemmeno come funzioni, ma in ogni caso, ragazzi, io vi ringrazio e dovesse entrare un gol, io ritornerò qui in questo video e vi farò vedere appunto che il nostro snipe è andato a buon fine. Adesso mi guarderò se cerco, se riesco sul live stream di Betfair la partita, così vediamo se riusciamo a ottenere un gol. Grazie ragazzi, e a tra poco. Ok ragazzi, potevo anche non fermare il video perché esattamente 4 secondi dopo che ho premuto stop è entrato il gol del Baník Ostrava. E quindi noi abbiamo fatto 100 euro, 100, più di 100 euro. Essenzialmente sfruttando un'occasione, ragazzi, il trading e il trader è quello che sfrutta l'occasione e non importa, perché ho avuto un'altercazione con un utente che mi diceva: mostra i tuoi guadagni, mostra quanto fai, perché se non ci mostri quanto fai non ti crede nessuno. Ragazzi, il trader è quello che trova un'opportunità. Poi io potevo entrare con 1000 pound, capito? Potevo bancare 1000 pound e portarmi a casa 1000 pound, ma mi rendeva un trader migliore?
Se io invece entravo con 20 pound e bancando solo 20 pound, ero un trader sfigato, ragazzi. No. Il trader è quello che trova l'opportunità all'interno di un mercato. E non importa quanto punta, insomma, voi dovete sempre salvaguardare la banca. Se voi riuscite a salvaguardare la banca e fare trading trovando le opportunità, non c'è nessun problema. Io preferisco persone che mi portano, perché io parlo comunque con tanti altri trader, mi dicono: guarda, qua c'è un'opportunità, e puntano magari 2 euro giusto per entrare nel trade, piuttosto che gente che punta 100-200 pounds scommettendo su fantomatiche schedine o fantomatiche multiple, diciamo, di vari tipsters. Ragazzi, il trading è fatto di questo, di analisi, di lavoro. Io non conoscevo queste squadre. Alla fine del primo tempo sono andato a fare le mie ricerche su quello che c'era da poter ricercare. Ho visto che erano squadre che stanno combattendo per andare in questo girone, non so bene nemmeno di cosa. Tuttavia, il gol è entrato, perché il gol entrano, perché le partite senza gol sono, non mi ricordo quante, il 6-7% del totale, inferiore comunque al 10% del totale. E quindi già soltanto questo vi fa capire il potenziale di una tecnica del genere. Quindi, ragazzi, io vi ricordo che il trading non è diventare milionari, il trading non è diventare ricchi in fretta, ma è analizzare i mercati, analizzare le opportunità, le possibilità, sfruttarla a proprio vantaggio, in questo caso con una responsabilità veramente bassa, perché alla fine ci eravamo esposti con appena 170 pound per farne 95, e di sicuro come si dice, il rischio, il risk reward, ragazzi, a volte mi viene in inglese, scusatemi, la percentuale tra rischio e reward, quindi ricompensa, era sicuramente dalla nostra parte. Quindi, ragazzi, io vi saluto. Qua non si capisce che cosa stia succedendo in questa partita, tuttavia non mi interessa, non c'è neanche tanta liquidità. Io vi ringrazio, ragazzi. Continuate a seguire il mio corso sul trading di base. Sto iniziando dalle basi per tutti, ma vedrete che arriveremo a parlare di strategie, e arriveremo a parlare di strategie avanzate che non trovate da nessuna parte se non pagando un sacco di soldi. Quindi, ragazzi, io voglio all'inizio parlarvi della mentalità del trader, per poi arrivare alle strategie, parlare di calcio, di tennis, di mercati, di liquidità, di peso, dei soldi, di tutto, ragazzi. Arriveremo, ma con calma, perché nel trading, come in ogni disciplina, bisogna andare un po' alla volta. Quindi, ragazzi, io vi saluto con i miei soliti 100 pound in 5 minuti, e noi ci vediamo ai prossimi trade, e continuate a guardare il mio corso e a seguirmi anche su Instagram. Ciao a tutti, ragazzi.